Bene, dopo gara, bellissimo comunque questa gara tra Atletico Anzio Lavinio e Nuova Fenix con una due delle protagoniste Di Lorenzo per l'Anzio Lavinio e De Fabbis per la Nuova Fenix. Ci avete creduto fino all'ultimo momento, nel primo tempo, proprio allo scadere siete riusciti ad accorciare le distanze, poi nel secondo tempo non vi siete mai arrese. Ma diciamo che abbiamo capito troppo tardi che potevamo farcela. Per noi era fondamentale comunque una vittoria perché puntiamo ai playoff. E con questa sconfitta tutto diventa più difficile per noi, però ci crediamo fino all'ultima partita senza mollare mai. Lorenzo, ottima la difesa della palla, hai fatto salire tantissimo la squadra, hai portato molte volte alla conclusione la squadra, soprattutto nel secondo tempo dove veramente vi siete alternati con la squadra avversaria, siete state forse un po' sfortunate o un po' troppo leziose sulle conclusioni. Sì, sicuramente abbiamo sprecato tanto davanti alla porta e si poteva raggiungere un risultato più tondo. La partita poteva andare sicuramente meglio, però alla fine l'importante sono sempre i 3 punti e abbiamo vinto, quindi questo è l'importante. È una vittoria sudata perché è arrivata contro una squadra che comunque vi ha dato filo da torcere, ma fino a questo momento della stagione è stata la squadra che in casa forse vi ha dato più grattacapi, a parte la sconfitta dell'inizio della stagione. Beh, sicuramente è stata una partita difficile, era un avversario assolutamente temibile e ce la siamo dovuta sudare nonostante gli sprechi, però l'importante è sempre appunto che abbiamo vinto, abbiamo raggiunto i 3 punti. Bene, allora da Di Lorenzo ci trasferiamo invece a De Fabbis, l'ultima battuta, si perde a questo punto una partita, ma si perdono le speranze, no? Assolutamente. Per noi assolutamente no, dobbiamo crederci, come ho detto prima, fino all'ultimo, ogni partita per noi è buona, non dobbiamo pensare a quello che fanno gli altri e lottiamo fino all'ultimo. Noi ci crediamo ancora.